a leggere già con la, diciamo così, con la risorsa delle slide che avete già visto. Perciò è importante di questi lavori che facciamo con gli slide è proprio questo, perché poi alla fine voi possiate avere una risorsa in più durante la nostra nelle nostre dirette. Ok, mi sembra che è. Allora, a partire da adesso, Medici di Vicenza, non vi conosco, chi siete? Silvana sta qua, Galax Tab pure, chi siete? Galaxy Tab S2 è quello di prima. È quello di prima, ma riuscite a sentire adesso? Niente, nessun audio. Mi dispiace allora, no, non so che cosa fare in questo caso. Medici di Vicenza, chi siete? Perché se non vi sta entrando con la connessione audio, perché non voglio confusione la ora che cominciamo e chi, no, non facciamo entrare più nessuno perché non voglio interrompere. Non voglio interrompere la diretta. Ok, mentre voi Galax, chi siete Galax Tab? Che così botto i nomi vostro, perché non so chi siete Galax. Ok, riuscite. Ma chi siete? Sei riuscita, ma chi siete? Come ti chiami? Apri audio. Ah, di Gioia Gerardina. Ok. In questo caso metto il rinomino. No, ok. Va bene. Então ci siamo noi. Buonasera a tutti voi. Buonasera a quelli che ci stanno seguendo attraverso la pagina Lo Specchio dell'Anima. Ciao Gina, ciao a tutti. Noi stiamo leggendo il Libro degli Spiriti e stiamo facendo, leggendo di fila le varie domande. E oggi, particolarmente, si parla del bene e del male. E io ho preparato una degli slide perché voglio che quando leggiamo, della prossima volta che lo leggiamo, dalla domanda 629 in poi, sia più chiaro a noi dopo quando lo leggeremo più in là. Perciò adesso, in questo momento, prendete tutti voi le vostre bottiglie d'acqua. Le acque, chi non ce l'ha, andate a prendere, ragazzi, là con un bicchiere d'acqua, una bottiglina, perché saranno magnetizzata. Bravo, magnetizzata, quest'acqua sarà magnetizzata, fluidificata, benedetta, non so che nome volete dare, ma poi durante la settimana la bevete come una medicina, non togliendo la medicina che state bevendo, ma potete dare gli animali, annaffiare le piante o dare a qualcuno che ha bisogno e che sta in difficoltà o c'è qualche malattia, qualche cosa che aiuta perché riceve gli effluvi del mondo spirituale. Perciò quest'acqua sarà magnetizzata. Non c'è niente di strano, non c'è niente di soprannaturale, né niente di mistico, niente di questo nel fatto dell'acqua essere magnetizzata. È una cosa reale, molto semplice. Quello scienziato giapponese, Masaru Emoto, già lo aveva comprovato fisicamente che l'acqua c'è. Una memoria di forma e che durante le preghiere
questa acqua viene irradiata, percepisci l'energia, la irradiazione di questa energia, di questo magnetismo che escono dalle preghiere. Qua, come siamo tanti a pregare, l'energia viene più amplificata. Então, questa acqua sarà molto, molto più che benedetta, sarà un'acqua che aiuterà chi ne ha bisogno. Se dopo che è finita la riunione, mettete una bottiglina, una cosa per dare a qualcuno che abbia bisogno, potete fare. Ok? Então, adesso concentriamoci nella nostra preghiera. Signore Gesù, Dio Padre, Spiriti benefattori di questa casa e di tutte le case e di tutte le persone che adesso ci stanno seguendo in questo momento. Chiediamo a questi spiriti benefattori di fluidificare queste acque affinché ricevano il balsamo di purificazione, di benedizione, di guarigione per i nostri bisogni. Chiediamo inoltre che il Signore ci assista in questo momento perché possiamo fare il più comprensibile possibile quello che dobbiamo esporre. Grazie. Chiediamo sempre, quando chiediamo aiuto di Dio, non sbagliamo mai. Allora, io voglio condividere con voi il video, condividere lo schermo. Poi alla fine chi avrà delle domande, che sicuramente avremo delle domande, perché è un argomento abbastanza interessante, che piace a molta gente e piace, diciamo così, e ci sta tante cose, tante domande che possiamo fare su questo, in relazione a questo. Allora, il bene o il male, un piccolo chiarimento, perché ho detto che è piccolo chiarimento? Perché in realtà non ci sono tante teorie, tanti modi di spiegare e non arriveremo mai alla fine della comprensione totale perché c'è sempre ancora da imparare. E questa mi piaceva questa immagine perché noi abbiamo avuto da sempre, no, le idee di che luce è il bene e l'ombra è il male. Então, il giorno è il bene, la notte è il male. La notte rappresenta la morte, che vediamo qua. Il giorno rappresentano gli angeli, le cose buone, no? E invece non è bene così nella totalità. Io mi sono valsa della bibliografia di Allan Kardec nella Genesi, il Vangelo, il Libro dello Spirito, c'è l'inferno. Poi un'intervista di Chico che lui parla attraverso Emmanuel, poi altri libri di Chico Xavier, un studio approfondito della dottrina della Federazione Spiritica Brasiliana e poi i miei commenti anche. Ok? Então possiamo cominciare. Concetti storici di bene e male. Il bene ha un scopo, il male ha le sue conseguenze inevitabili. E questo è vero. Noi vediamo che il male, anche se noi pensiamo di fare, diciamo, voglio avere le esperienze e cose, ma dobbiamo fare i conti con le conseguenze. Il concetto di bene e male è esistito fin dai tempi immemorabili, ma non sempre delineato con precisione nelle società primitive. Quanto più l'uomo si è evoluto, più i concetti si sono approfonditi. Alcuni filosofi dell'antichità ne parlavano, come Aristotele, ma fu solo con l'idea del filosofo tedesco Kant, Immanuel Kant, nel 1724-804, che il bene fu riconosciuto come un insieme di valori essenziali per il miglioramento dell'essere umano e fissato come obiettivo da raggiungere, integrato con l'intelletto, sentimento e volontà. Vuol dire, l'uomo ha cominciato a immaginare, a pensare, a dare una idea più seria, più
básica del bene, ma questi sono i concetti filosofici che noi studiamo na scuola e dappertutto, no? Poi, per i filosofi neoplatonici, la presenza del male servirebbe per stimolare l'azione del bene. In tal modo, per esempio, non ci sarebbe giustizia se non ci fossero i reati, lavoro se non ci fosse indolenza e verità se non ci fosse le bugie. Questo per i filosofi neoplatonici. Então, qua stiamo facendo una specie di rassegna storica del concetto del bene e del male, no? Per i filosofi cristiani come Agostino di Ipona nel 300, nel secolo, negli anni 354 d.C., il male non si identificava con bene perché nessuna natura è malvagia e tutte le cose sono buone. Afferma questo teologo cattolico conosciuto come Sant'Agostino che la parola male si riferisce solo alla privazione del bene. Vedi che qua già Sant'Agostino comincia a fare un ragionamento un po' più sensato su questa idea, perché lui, la sua fede era molto grande, anche se ha avuto delle problemi di, come tutti i santi e tutte le persone hanno avuto dei problemi con la sua fede, ma lui aveva una fede molto salda. E lui dice che Sant'Agostino, dopo che è ritornato al piano spirituale, quando è morto, dopo che è morto, no? Lui rivide le sue idee e lui ha partecipato nella codificazione spiritistica, ossia nel libro degli spiriti e nel libro Evangelio secondo lo spiritismo, anche lì ci stanno delle notizia e delle comunicazioni di Sant'Agostino. E un altro concetto di male ampiamente studiato dai filosofi di diverse epoche è quello considerato qualcosa di insito nella personalità umana. Diciamo, ah, l'uomo è male per natura e finito, no? E sarebbe che l'uomo si trova in costante conflitto con se stesso, perché coesiste con due forze opposte, il bene e il male. Questa dualità è stata e è ancora oggi ampiamente difesa dai metafisici. I concetti spiritisti di bene e del male. I concetti di bene e del male esistenti nelle opere spiritistiche sono molto chiari. Sono di ampiezza universale e senza tempo. Non producono dubbi o fraintendimento, perché sono destinate a tutte le persone di qualsiasi epoca, indipendentemente dal livello evolutivo dove sono, e fa distinzione tra male e malvagità. Per i mentori della codificazione spiritistica, per esempio, il bene è tutto ciò che è in accordo con le leggi di Dio. Il male è tutto ciò che si allontana da Dio. Così, fare del bene è procedere secondo le leggi di Dio. Fare il male è infrangere queste leggi. E come, diciamo così, vediamo più avanti dopo, non entro, non faccio spoiler, continuo, dopo faccio una cosa. Ecco, quello volevo dire. Poiché Dio è il principio di tutte le cose, essendo il principio di ogni saggezza, ogni bontà, ogni giustizia, tutto ciò che procede da lui deve partecipare ai suoi attributi. Poiché ciò che è infinitamente saggio, giusto e buono non può produrre nulla irragionevolmente di malvagio e di ingiusto. Il male che osserviamo, quindi, non può essere. Non può avere in lui la sua origine. Então, vuol dire, se Dio è infinitamente buono, giusto e è il bene supremo, da lui non potrà mai venire il male. Então, Dio non ha creato il male, assolutamente. Niente di malvagio, niente di male. Anzi, Dio non ha creato niente, è tutto, tutta la sua opera è per andare a buon fine. Lui non ha creato niente e nessuno che deve andare male. Quando le cose vanno male, lui non è lui, non c'entra lui. C'entrano le creature. Allora, io devo sempre spostare un righetto.
Se il male facesse parte delle attribuzioni di un essere speciale chiamato Arimane o Satana, Arimane è un nome più antico del male, no? Dello spirito malvagio, nel zoroastrismo persa, no? Le possibilità sarebbero due, se esistesse veramente un Satana o un spirito del male o un diavolo, no? Le possibilità sarebbero due. O questo sarebbe uguale a Dio e quindi potente quanto lui e eterno come lui, oppure gli sarebbe inferiore. Nel primo caso vi sarebbero due potenze rivali in lotta incessante tra loro, ognuna delle quali cercherebbe di disfare ciò che l'altra fa. E si intraccerebbero reciprocamente. Questa ipotesi è inconciliabile con l'unità di veduta che si rivela nell'ordinamento universale dell'universo. Perché se ci fossero pure il diavolo, ci sarebbero due dei, perché si sarebbero in lotta costante e non ci sarebbe armonia e niente di ordine nell'universo, perché sarebbe tutto a mercé di questa lotta incessante. E non è così. Dio ha creato tutto perfettamente bene e per il progresso, per la infinita evoluzione. E nel secondo caso, no, che se ci fosse un essere malvagio sarebbe inferiore a Dio, nel secondo caso, questo essendo inferiore a Dio, gli sarebbe subordinato, poiché non potrebbe esistere da tutta l'eternità senza essere un suo uguale. Dovrebbe avere avuto un principio. Se è stato creato, non può essere stato creato che da Dio. Quindi Dio avrebbe creato lo spirito del male, o che sarebbe la negazione della sua bontà infinita. E questo sta nel cielo e inferno, nel libro che è di Kardec, il cielo e inferno. Allora, è impossibile che Dio abbia creato il male per noi. Spiritista, non è stato creato da Dio e non esiste nel concetto che noi conosciamo. Non esiste un diavolo, perché se diciamo era prima un angelo che è caduto e poi no, no, Dio non ha creato angeli e uomini, perché no, lui è l'egualità suprema. Non avrebbe mai creato una categoria di essere puri, purissimo e noi sfigati. E chi è? Che è figlio e che è figliastro. Dio non farebbe mai una cosa del genere, di fare delle essere. Ah, ma ha creato per aiutare lui. Sì, lo aiutano dopo che hanno compiuto tutta l'evoluzione e sono diventati puri e sono diventati angelici. Ma si diventa. Noi che siamo creati semplici ignoranti, percorriamo la stessa strada. Un giorno saremo pure noi angelici, ma fino ad arrivare a questo ci vuole. Ma c'è un'evoluzione e Dio non ha creato degli esseri speciali. Siamo tutti speciali e diventeremo specialissimi un giorno. Ma siamo tutti figli di Dio. No, lui non ha creato quelli che sono belli e buoni e quelli cattivi e malvagi. No, ha creato tutti quanti ignoranti e verso un'evoluzione semplice e ignorante, come dice là. Tuttavia, il male esiste e ha una causa. Il male di ogni genere fisico e morale che affliggono la umanità, creati dall'uomo o no, costituiscono due categorie che dobbiamo distinguere. Vi sono i mali che l'uomo può evitare e quelli indipendenti dalla sua volontà. Tra questi ultimi bisogna collocare i flagelli naturali. Allora, la Terra è un pianeta che è vivo. Il suo movimento tettonico, le placche tettoniche, i movimenti tellurici, i vulcani, i maremoti, i tornati, questi venti esagerati, sono il respiro della Terra. Sono cose necessarie perché la Terra è viva.
se no non succedeva niente come la luna, no? Che non succede niente là perché non è, non c'è, non è viva. A terra è viva. E essendo viva c'è movimento, c'è. Siamo noi che siamo andati ad abitare in luoghi dove ci sono queste cose, ma non c'entra Dio con questo, no? E questo qua mi piace perché l'uomo possedendo la facoltà, le facoltà limitate, non può penetrare né abbracciare completamente la veduta del creatore. Giudica le cose dal punto di vista della propria personalità. Noi giudichiamo le cose dal nostro, dalla nostra veduta minima, piccolissima, dagli interessi fittizi e convenzionali che si è creato e non rientrano per niente nell'ordine della natura. Ecco perché trovo spesso malvagio e ingiusto ciò che troverebbe giusto e ammirevole se ne vedesse la causa, il fine e il risultato definitivo. Ricercando la ragione dell'essere e l'utilità di ogni cosa, egli riconoscerà che tutto reca impronta della saggezza infinita e si inchinerà davanti a questa saggezza, anche per quanto riguarda le cose che non comprende. Allora, questo giallo qua dietro è il sole. Qua è la terra. Vedete la differenza di misura, no? Tra il sole e la terra qua. Qua ci sta Giove, Saturno, no? Ma la terra è qua. E noi con la nostra minima, con la nostra piccolezza, del nostro pianetino, no? Piccolino, davanti a tutta questa grandezza, non riusciamo a comprendere alle volte la saggezza di Dio, ma c'è e è grandiosa quando la cerchiamo. Ecco qua. Qua è il sole, non una rappresentazione. Qua la terra. Vedete la terra qua in proporzione al sole? E niente, questa è la nostra veduta. La veduta nostra dell'universo, del mondo, di noi stessi, del bene e del male, è quella qua. Eccola qua, in proporzione a un sole. E non è solo questo. Qua è il sole. Qua addirittura scompariamo proprio, perché non ci sta proprio, non c'è proprio paragone con dimensione. Qua è il sole, nostro sole del nostro sistema solare. Questo è Arturo, che è della costellazione del Boti, non so come si dice, che sta vicino all'orsa, no? Che c'è tutta la storia, le mitologie, cose che andate a cercare su Wikipedia che la trovate. È l'alfa della costellazione del Boti, no? Questa qua, vedi com'è grossa, com'è grande? E questo è un sole che già per noi anteriormente già era grande. Figurati, mo, il nostro grande non è niente in proporzione con quello che c'è. Então, la grandezza nell'universo è tantissima. L'uomo ha ricevuto un'intelligenza grazie alla quale può evitare o almeno attenuare grandemente gli effetti di tutti i flagelli naturali. Più acquisisce sapere, più progredisce nella civiltà. Meno sono disastrosi tali flagelli. Con un'organizzazione sociale saggia e previdente potrà addirittura neutralizzare le conseguenze di tali flagelli. Non potranno essere evitati del tutto. Così, persino per quelli che hanno utilità nell'ordine generale della natura e per l'avvenire, ma che colpiscono noi presenti, Dio ha dato all'uomo le facoltà dell'intelligenza e di cui ha dotato lo spirito i mezzi per paralizzarne gli effetti. Vuoi dire, se uno va a vivere sotto, noi sappiamo benissimo qua a Napoli, no? Da nostra parte qua, se siamo sotto Vesuvio, se siamo sotto un vulcano, se succede qualcosa, è chiaro che moriranno. E non possiamo dire che è colpa di Dio questo, no? Então noi non possiamo dire, ah, è Dio che ci ha punito, è Dio, o Dio malvagio. Questo apparteneva a quando eravamo ancora cavernicole, quando eravamo ancora barbari, che non comprendevamo che la natura che il nostro pianeta è un pianeta vivo e che erano cose naturali del respiro della terra. E chiaramente non si costruivano case sotto un cane, no?
Così, un attimo, così che l'uomo bonifica le terre insalubri, neutralizza i miasmi pestiferi, fecunda i terreni incolti e si ingegna a preservarsi dall'inondazione. Costruisce abitazioni più sane, più solide per resistere ai venti, tanto necessari per la purificazione dell'atmosfera. Si mette al riparo dalle intemperie e è così che poco a poco la necessità gli ha fatto creare le scienze grazie alle quali migliora le condizioni e abilità del globo e accresce il proprio benessere. È chiaro che se io so che vivo in una zona dove ci sono terremoti, dovrò perlomeno in tesi costruire case che possono essere adatte ai luoghi dove ci sono i terremoti. Chiaramente dipende molto dalla coscienza di ogni capo, di ogni stato, di ogni paese, no? Per esempio, in Giappone loro cercano di diminuire gli effetti dei terremoti costruendo abitazioni che riescono a sopportare i traballi sismici, no? Quando ballano. Qua ci sta la legge, mi sembra, che chiede questo, ma non sempre quelli che comandano, quelli che fanno, lo fanno. Ma non è colpa di Dio, non è colpa di niente, non è malvagio, sono cose che accadono perché ci stanno così. Perché il bene è collegato alla morale? Nel libro degli spiriti, nella spiegazione del concetto di bene e male, Kardec comincia con la domanda 629, che è questa che dovevamo leggere oggi, no? Qual è la definizione della morale? La morale è la regola per vivere rettamente, cioè per distinguere il bene dal male. Essa è fondata sull'osservazione della legge di Dio. L'uomo vive rettamente quando fa tutto per il bene di tutti. E qual è il più grande ostacolo al progresso di questo uomo, di questa morale? L'orgoglio e l'egoismo. Vuol dire, parte tutto da noi. Siamo sempre noi, no? Per osservare queste leggi. Siamo sempre noi. L'orgoglio e l'egoismo sono i grandi mali dell'umanità. E quando dici, ma che significa il bene? Il bene è com'è? Che cosa è volere bene, avere del bene? Avere del bene è avere salute, ricchezza, abbondanza, felicità e armonia per tutti. E il male è avere ricchezza, felicità, abbondanza, armonia, felicità per me solamente. Il nostro orgoglio, il nostro egoismo che vuole solo per noi. E lì è il male. Ma quando viviamo e facciamo le cose per il bene di tutti, lì comincia a cambiare tutto attorno a noi, anche il male. Allora, la domanda, perché il male nel mondo? Perché c'è il male nel mondo? Il male è necessario. Per conseguire la bontà, gli spiriti devono passare tutto per la trafila del male. Non per la trafila del male, ma per quella dell'ignoranza. Gli spiriti furono creati semplici e ignoranti. Andate a vedere nel libro degli spiriti, la domanda 115. Dio lascia all'uomo la scelta della via che deve seguire. Peggio per lui se sceglie la cattiva via, poiché il suo pellegrinaggio sarà più lungo. Se non ci fossero montagne, l'uomo non potrebbe comprendere ciò che siano le salite e le discese. Se non ci fossero i macigni, non capirebbe quali sono dei corpi duri. Così lo spirito acquista esperienza e impara a conoscere il bene e il male. Ecco la ragione dell'unione dello spirito col corpo in questo pianeta. Siamo in questo nostro pianeta, che è quello piccolino, quella cosa minima lì, no? Perché in altri pianeti più evoluti queste cose non succedono, non accadono, o se accadono è in minore proporzione. Gli esseri tendono a essere migliori, no? In questi altri mondi. Ma
L'uomo quando sceglie, Dio è incredibile. Io, vabbè, vi ho già detto che sono una tifosa di Dio. Io lo amo, amo Dio e lui è il mio socio maggioritario nella mia vita, no? E io lo amo. E io vedo tante volte che anche dal male, creato dall'uomo, non da lui. Lui ne approfitta della situazione che sta accadendo di male in quella cosa per trasformare in qualcosa di bene. E è così, funziona così. In tante occasioni, se noi guardiamo indietro nel nostro passato, li troveremo innumerevoli esempi di questo. Ognuno ce l'ha la sua storia da raccontare su questo. Poiché l'uomo deve progredire, i mali cui è esposto sono un stimolo a lui, aspetta, all'esercizio della sua intelligenza e di tutte le facoltà fisica e morale, perché lo incitano alla ricerca dei mezzi per sottrarsi a essi. Perciò l'uomo, come deve progredire, è esposto, non che Dio ha creato, e lui è esposto a quello che accade nella vita. Il dolore è lo sprone che spinge l'uomo ad avanzare sulla via del progresso. È chiaro che Dio non ha fatto nessuno venire qua su questa terra per soffrire. Non è lo suo intento farci soffrire. Non è un Dio cattivo e vendicativo e che ci vuole del male. Assolutamente. Lui ci ama indipendentemente se noi siamo male, se noi siamo cattivi. Lui ci ama comunque. Siamo noi che dobbiamo arrivare a Lui. Lui è già con noi, Lui è già arrivato da noi, già sta già con noi, indipendentemente di quello che stiamo facendo. Dio ha stabilito leggi piene di saggezza che hanno come unico fine il bene. L'uomo trova in se stesso, questo è importante, tutto ciò che gli occorre per seguire queste leggi. La sua strada è tracciata dalla sua coscienza. La legge divina è scolpita nel suo cuore. Come dice la domanda 600, 621, mi sembra, che la legge divina è scritta nella nostra coscienza. Noi sappiamo quando stiamo facendo le cose sbagliate e cosa giusta. Dio gliela ricorda incessantemente per mezzo dei suoi messia, dei suoi profeti, di tutti gli spiriti incarnati che hanno ricevuto l'incarico di illuminarlo, immoralizzarlo, di migliorarlo. E in questi ultimi tempi, adesso, per mezzo della moltitudine di spiriti disincarnati che si manifestano da ogni parte. Da ogni parte troviamo comunicazione degli spiriti che ci dicono come stanno le cose, come dobbiamo comportare e che cosa dobbiamo fare per diciamo così, allontanare di più il male da vicino a noi. Perché è una questione solo di avvicinare e lontananza. Quando siamo vicino a Dio, il male non ci può toccare. Assolutamente, ma quando ci siamo lontano, il male ci tocca attraverso la rabbia, la sfiducia, il dolore. Più che dolore, ci tocca attraverso la nostra mancanza di fede. Questa è la nostra mancanza di fede, perché la fede è la fiducia in questo Dio che ci ha creato e questa fiducia è attraverso un rapporto e questo rapporto deve essere intimo, non deve essere un rapporto solo alla domenica o solo il giovedì o solo quando una volta quando dobbiamo pregare, una volta a settimana, no, questo rapporto deve essere costante. Ogni giorno, giornaliero. Come ho detto, non esiste un luogo fuora di Dio. Siamo sempre in Dio. Se l'uomo si adeguasse rigorosamente alle leggi divine, certamente eviterebbe i mali più coscienti e vivrebbe felice sulla terra. Se non lo fa,
è causa del suo libero arbitrio e ne subisce le conseguenze. Então, se io spingo il mattoncino, questo mattoncino inevitabilmente cadrà su di me. È la legge di azione e reazione. È il karma, come si dice, no? È la legge di azione e reazione. Se io uso un'azione, quell'azione creerà una reazione. E giustamente è su di noi, no? E questo sta nel Vangelo. In Matteo, i versetti 6 a 10, capitolo 5, 29 e 30 anche, è necessario però che siano delle scandole, ha detto Gesù, perché gli uomini sulla terra, essendo imperfetti, sono portati a fare il male, e l'albero cattivo dà frutti cattivi. Queste parole indicano dunque che il male è una conseguenza dell'imperfezione degli uomini. E non che essi siano obbligati a farlo. È necessario che lo scandalo accada, quer dizer, che gli uomini, essendo in espiazione su questa terra, loro si puniscono da loro stessi. Perché se io butto un mattoncino, quel mattoncino mi ritorna. E questo è che dice è necessario lo scandalo. Non è che deva accadere per forza. È che se io faccio un'azione negativa, per forza le azioni mi troveranno un'altra volta. Il contatto con il loro vizio, di cui sono le prime vittime, noi siamo le prime vittime di noi stessi e di cui finiscono per capire i danni. Quando saranno stanchi di soffrire a causa del male, cercheranno un rimedio nel bene. Poi, dice, se le cose sono così, si dirà che un male necessario durerà per sempre, perché se scomparisce, Dio sarebbe privato di un potente mezzo di castigo per i colpevoli. Non è vero, perché non è così che funziona. Allora è inutile cercare di migliorare gli uomini, ma se non ci fossero più colpevoli, non ci sarebbe più necessità di castighi. Supponiamo che l'umanità sia trasformata tutta in uomini da bene, allora nessuno cercherà di fare del male al suo prossimo, e tutti sarebbero felici, sarebbero buone. Questo è in realtà lo stato dei mondi progredidi, quello che abbiamo detto, dove il male è escluso. Tale sarà lo stato della terra dopo che saremo passati per questa transizione e poi questa trasformazione per cui stiamo passando adesso, no? Mentre in alcuni mondi progrediscono, si formano altri popolati da spiriti primitivi che servono anche da abitazioni, esilio o da luogo di espiazione per gli spiriti imperfetti, ribelli, come è successo con gli spiriti che sono venuti, gli angeli caduti, come si trova alle volte nelle scritture, che sono gli angeli caduti. Sono gli spiriti che non potevano più nascere in quei mondi che erano già trasformati, già erano migliorati, sono venuti esiliati qua sul nostro pianeta. E che alcuni sono riusciti a migliorare e a tornare, altri ancora imperterriti continuano nella sua. Dio, ops, scusate, o che ho fatto? Un attimo solo. Ok. Dio, pieno di bontà, ha posto il rimedio accanto al male. Dal male stesso fa derivare il bene. Giunge un momento in cui l'eccesso del male morale diventa intollerabile e fa provare all'uomo bisogno di cambiare strada. Istruito dall'esperienza, è spinto a ricercare un rimedio nel bene, sempre per effetto del suo libero arbitrio. Quando si avvicina a una strada migliore, lo fa per volontà, perché ha riconosciuto gli inconvenienti dell'autostrada. La necessità quindi lo costringe a migliorarsi moralmente per essere più felice. Così, con la stessa necessità lo ha costretto a migliorare le condizioni materiali della sua esistenza. Vuol dire, quando abbiamo queste volontà di migliorare noi stessi, no? Le nostre condizioni materiali, la stessa cosa accade con il fatto del male. È chiaro che ci sono, non sto parlando qua dei malvagi sociopatici, eh?
Non parliamo di quelli che fanno male per il piacere del male perché sono malati. No, stiamo parlando qua del male, della gente che sbaglia strada. Che o per ignoranza o per altri motivi sbaglia strada e continua nel fare del male. Ma un giorno si stancherà di tutto questo perché non si sentirà felice, non è felice e migliorerà lui stesso la sua vita. E migliorando se stesso migliorerà pure quelli al degli altri. Si può dire che il male è l'assenza del bene, come il freddo è l'assenza del calore. Il male non è un attributo distinto, così come il freddo non è un fluido speciale. L'uno è negativo dell'altro. Laddove non esiste il bene, esiste per forza di cose il male. Non fare il male è già il principio del bene. Dio non vuole che il bene nostro, il male viene soltanto dall'uomo, então Dio non c'entra niente con il male. Se nella creazione vi fosse un essere predisposto al male, nessuno potrebbe evitarlo, ma poiché l'uomo ha in se stesso la causa del male e nello stesso tempo ha il libero arbitrio e le leggi divine come guida, lo eviterà quando vorrà. Se non vuole, non eviterà, ma se un giorno vorrà, si libererà del male. Allora, aspetta, poiché il male è il risultato dell'imperfezione dell'uomo e poiché l'uomo è stato creato da Dio, Dio si dirà che ha creato se non il male, almeno la causa del male. Questo siamo nell'ambito della filosofia, no? Se avesse questi discorsi, no? Sembra una dicotomia. Se avesse fatto l'uomo perfetto, il male non esisterebbe. Ma se l'uomo fosse stato creato perfetto, sarebbe portato fatalmente al bene. Ora, in virtù del suo libero arbitrio, non è portato fatalmente né al bene né al male. Dio ha voluto che fosse soggetto alle leggi del progresso e che questo progresso fosse frutto del suo lavoro, perché ne avesse merito, così come è responsabile del male fatto di propria volontà. Si tratta quindi di sapere quale sia nell'uomo la fonte della propensione al male. E qua ripetiamo, qual è il più grande ostacolo al progresso? L'orgoglio e l'egoismo. L'errore consiste nel pretendere che l'anima sia uscita perfetta dalla mano del Creatore, mentre lui, al contrario, ha voluto che la perfezione fosse il risultato della purificazione graduale dello spirito e opera sua. Então, io, non perché Dio mi ha creato già perfetto, no, io mi sono perfezionato negli anni, nei secoli, nei millenni. Dio ha voluto che l'anima, in virtù del suo libero arbitrio, potesse optare per il bene o per il male e che arrivasse ai suoi fini ultimi per mezzo di una militante, di una vita militante e resistendo al male. Se avesse fatto l'anima perfetto come lui e se ne è appena uscito dalle sue mani, l'avesse associata alla sua beatitudine, eterna, avrebbe fatta non già a sua immagine, ma tutto simile a lui stesso, sarebbe un altro Dio. In realtà non si sa perché Dio ha voluto creare. E sindacare su questo è oltre la nostra capacità di conoscenza. Non so neanche se nel mondo spirituale, gli spiriti superiori che stanno vicino, più vicino a Dio, lo sanno anche loro. Ma è una cosa che non possiamo sindacare perché va al di là della nostra comprensione, sinceramente. Come distinguere tra bene e male? Quando un uomo crede in Dio e vuole seguire la virtù, Dio gli ha dato l'intelligenza per non deviare dal sentiero di bene. L'uomo, poiché è soggetto a errare, non può ingannarsi nell'apprezzamento del bene e del male, credendo di fare bene quando invece fa il male? Risposta. Gesù ve lo ha detto, fatti o non fate agli altri ciò che vorresti che si facesse o non si facesse a voi. Osservate questo precetto e non vi ingannerete. Infatti, Gesù ci ha dato
La guida perfetta. Se non vogliamo fare che gli altri fanno male a noi, non facciamo neanche. Ah, ma c'è gente che fa male lo stesso. È un problema loro. Se possiamo evitare la convivenza con delle persone che ci possono fare del male, bene. Se non possiamo evitare, cerchiamo di, attraverso la preghiera e un nostro comportamento abbastanza, diciamo così, in unione con Dio, a cercare di migliorare l'ambiente dove viviamo. Non è facile, non è, nessuno ha detto che sarebbe facile, ma è un impegno che dobbiamo fare. Perché Dio ci ha dato le intelligenze per poter deviare da tutto ciò e seguire il bene. È questo che lui vuole, che la sua energia arrivi fino a noi arriva a noi, ci illumina e noi passiamo all'altro, passiamo avanti. Paolo di Tarso ne sa benissimo di questo e dice: poiché, perché mai la forza del cattivo prevale così spesso in questo mondo sulla forza dei buoni? Perché sembra che il male sempre vinca, che va tutto male, che c'è sempre più male? Perché abbiamo questa sensazione? La risposta: perché la debolezza dei buoni, di questi, dei buoni. I cattivi sono intriganti e audaci, i buoni invece timidi, ma quando essi vorranno prenderanno il sopravvento. Então vuoi dire, perché sembra che il male prevalga? Perché i buoni sono timidi, invece i cattivi fanno pubblicità. Noi vediamo che alle volte succede una cosa, il telegiornale e la televisione ne parlano per una settimana, vuol dire aumentando ancora questa immagine, queste cose del male che è stato fatto. Come dice Paolo di Tarso: or se io faccio ciò che non voglio, non sono io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Il peccato non è nel senso della chiesa di peccato. Peccato vuol dire sbagliare la direzione, sbagliare strada, sbagliare quando tu butta la freccetta in un punto, no? Sbagliare il punto. Io riscontro dunque in me questa legge, che volendo fare il bene mi si presenta il male. Difatti, secondo l'uomo interiore, provo diletto nella legge di Dio, ma vedo nelle mie membra un'altra legge che lotta contro la legge della mia mente e che mi rende schiavo di questa legge del peccato, che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Siano resa grazie a Dio per Gesù Cristo, Signore nostro. Dunque, io stesso con la mente servo della legge di Dio, ma con la carne servo della legge del peccato. Vuol dire, è difficile. Seppure Paolo di Tarso, che ne è passata mille una, dice questo, vuol dire che non vuol dire che siamo inguaiati, ma vuol dire che non è facile, è un percorso nostro di ricerca. Qua c'è una cosa carina che ho trovato. Dicono che quando moriamo solo i buoni vanno in cielo, no? Dicono così, ah no, chi sarà buono va in paradiso, no? Ma perché i cattivi vanno all'inferno? Se sono loro che hanno più bisogno di Dio. Vuol dire, non esiste l'inferno. Né paradiso né inferno, esiste solo la nostra condizione umana che deve essere lavorata. La pratica del bene è quindi correlata al grado di responsabilità dell'uomo col progresso. Il male diminuirà progressivamente. Il male morale ha un carattere relativo e passeggero. È la condizione dell'anima ancora bambina che fa prove per la vita. Man mano che progredisce, il male va gradualmente diminuendo e scompare e svanisce nella misura che l'anima sale i gradini che la portano al potere, alla virtù e alla saggezza. Il male, quindi, non ha esistenza reale, non esiste il male assoluto nell'universo, esiste solo la realizzazione lenta e progressiva di un ideale superiore. Ovunque c'è la grande marcia degli esseri,
che lavorano attraverso un immenso sforzo per sviluppare la sensibilità, il sentimento, la volontà e l'amore. Chico, in un'intervista, ha detto: potremo mai vincere il male? E Chico risponde: il bene supererà il male, perché il male non esiste. Il male è il bene frainteso. E spesso ciò che riteniamo male, fra 2, 4, 6 anni, si sarà rivelato un bene a cui estensione non riusciamo a valutare. Pertanto, il male sta molto più nella nostra impazienza, nel nostro squilibrio, o quando chiediamo delle concessioni senza avere le qualità necessarie per ottenerla. Noi chiediamo sempre, vogliamo sempre che Dio ci faccia qualcosa, ma cosa facciamo noi in cambio, no? Quindi il male è come il freddo. Questo esiste perché il calore non è ancora arrivato, ma arrivando lo riscaldamento, il freddo cessa di esistere. Se l'oscurità si presenta è perché la luce ritarda ad apparire. Ma quando accendiamo la luce, nessuno pensa più alle tenebre. Non credo nell'esistenza del male in sostanza. Esso è una finzione. La pratica del bene si riassume nell'amore. L'amore sintetizza tutta l'intera dottrina di Gesù, perché è il sentimento per eccellenza. E i sentimenti sono l'istinto elevato all'altezza del progresso compiuto. E il grado più elevato del sentimento è l'amore. Non l'amore nel senso volgare della parola, ma quel sole interiore che concentra e riunisce nel suo fuoco ardente tutte le aspirazioni e tutte le rivelazioni sovrumana. L'amore è la moneta divina che assicura il bene del cielo, così dice Mana. È l'amore che pervade l'universo come un'energia che attraversa tutto e tutti, e che ci unisce come figli dello stesso Padre Celestiale, che nella sua infinita misericordia ci concede anche l'esperienza del male, accogliendoci comunque tra le sue generose braccia, non importa quello che facciamo, pure quello che ha dato il chiodo sulla mano di Gesù, anche lui è stato abbracciato da Dio. E qua diciamo, in base a tutto ciò, possiamo domandare: esiste qualcuno che non può fare del bene? No, pensiamo, non credo. Come procedere sempre secondo il bene? Penso che seguendo la legge della nostra coscienza. Non fare il male è sufficiente per lo spirito in progresso? No, non è solo fare il bene, è fare del bene. Non so non fare del male, ma fare del bene. L'ambiente in cui lo spirito rinasce o vive ha influenza su quello che fa nella sua vita? No, perché lo spirito può essere un spirito superiore che nasce in un ambiente negativo. Nell'unione degli sforzi comuni possiamo attingere l'energia dell'amore divino e se la nostra intenzione è donare, la provvidenza divina moltiplicherà il poco che abbiamo donato. La cosa interessante di questo fatto, no? È che le briciole che noi diamo a Dio, lui trasforma in pane. Le nostre briciole, dice, ma io non ho niente da dare, non posso dare niente, non c'ho niente da dare, non posso. Quel poco che dai già è abbastanza, perché il Signore sa qual è il problema che noi stiamo attraversando, sa che è difficile, sa che, non, che è quasi impossibile alle volte alcune cose. E questo no, ci dà la speranza, la certezza, la fede, la fiducia in che noi siamo sempre con lui, cioè sempre accompagnato. Questo PowerPoint io voi poi metto sullo specchio dell'anima per voi, lo condivido che poi potete leggere con tranquillità e poi pure sui gruppi di WhatsApp, ok?
Adesso mi faccio una bevuta d'acqua mentre voi parlate. Beh, la posso fare una domanda? Sì, caro. Volevo dire, dato che sono le 10 e Anna è già andata via, io tra non molto vado io pure io perché mi sono tornato da lavoro e mi devo lavare, devo mangiare, domani mattina vado via presto. Se è possibile fare la preghiera così non facciamo andare le persone senza preghiera e poi facciamo le domande che io vi seguo mentre che mi lavo, mi mangio. Come dici? Saverio, allora la preghiera la facciamo alla fine. Perché le persone è una cosa che racchiude anche le domande. Un fatto che tu possa seguire o non possa seguire, la preghiera comunque tua è ascoltata nel tuo cuore, è ascoltata nel cuore di Dio. La preghiera finale è solo una specie di allaccio, no? Che delle persone che noi che chiedono di fare lo facciamo, ma facciamo la fine, seguiamo un percorso e è quello che avevamo detto prima, è un nostro impegno, no? In questo momento, il giovedì, no? Per me, faccia sole, freddo, Natale, Capodanno, compleanno, qualsiasi cosa, sono sempre qui, anche se non viene nessuno, anche se non c'è nessuno online. Io sto qua online e parlo alle quattro pareti per fare quello che devo fare. Perché è un impegno che ho con il mondo spirituale. Anche voi che state qua ci seguendo, no? Noi oggi con paura che succedesse quello che è successo, io non ho fatto entrare più nessuno dopo le 21, no? Ma comunque potete seguire dallo specchio dell'anima su Facebook, non è un problema. Perché è un impegno tanto con voi. Con voi tutti, ma anche col mondo spirituale, perché loro vengono qua, stanno qua per noi. E gli spiriti che hanno bisogno di quello che stiamo leggendo, di quello che stiamo parlando, sono qua, anche loro sono qua per imparare. E no, non siamo solo per noi, ognuno di noi, ah, io sto qua perché voglio sentire, voglio capire. No, siamo qua per ognuno. Degli spiriti che hanno bisogno di ascoltare quello che diciamo, che stanno imparando, siamo qua per noi stessi, per poter illuminare la nostra anima, per poter attingere da questo serbatoio divino che è pieno di abbondanza per tutti noi. Siamo noi che alle volte non siamo preparati a ricevere. E dobbiamo essere più così. Perciò facciamo alla fine, non ti preoccupare con il fatto della preghiera. Tu stavi già all'inizio, anche chi entra dopo non è un problema, perché no momento che entra già sta ricevendo l'energia e l'amore che è già qua nell'aria che tutti noi sentiamo. Paola, dimmi. Senti, ti volevo dire, tutto quello che hai detto te stasera, sarà che io sto finendo 2000 anni fa, ma lo sai che ho ritrovato un sacco di collegamenti? Ma guarda, tantissimi, cioè questa figura di Publio Lentulo, nel suo, cioè, primo la morte di Livia che gli fa capire realmente anche la sua. Cioè il suo sentire, no? Perché, e quindi si ritorna al fatto che il dolore serve, no? Perché come serve a noi, serviva a loro, anche se si parla di 1000 anni fa, per cambiare, per migliorarsi. E anche questa cosa mi ha fatto riflettere tanto, cioè alla fine non sono cose che si dicono oggi perché magari mi è successa a me o è successa a qualcun altro. Ma in fondo, da che mondo in mondo è sempre stato lo stesso, no? Cioè che veramente il dolore serve Purtroppo, a fare un'introspezione forte e cercare veramente. purtroppo, questo nostro pianeta, come abbiamo detto, no? È un pianeta di fino ad essere di espiazione e prova. Adesso è un pianeta in transizione per un mondo di rigenerazione, per poi diventare un pianeta ditoso, felice, no?
Ma ci vuole ancora secoli o millenni, non lo so, dipendendo dell'evoluzione che l'uomo va portando avanti. Leila, se tu pensi anche a quei tempi, la vita era veramente difficile, perché voglio dire, il valore della vita era pari a zero praticamente, no? Niente. Venivano uccise le persone, così come, che ti posso dire, come si mangia una frutta, no? Cioè Sì. non era dato veramente. Però, guarda, veramente stasera proprio tu mi hai riportato proprio. Sì, cioè, ho ritrovato un sacco proprio di collegamenti. A parte, ti ripeto, lo ridico, che è un libro secondo me va letto, perché comunque le persone come me, che non è che hanno che ero molto ferrata sulla storia di quell'epoca, francamente è anche istruttivo, no? Perché ti Vi fa. dico che a tutti noi che ci siamo commossi con queste letture, probabilmente noi abbiamo vissuto lì, a Ci quell'epoca. sta. Siamo già da 2000 anni che siamo ancora A qua. guarire. Che siamo ancora qua. Rispondendo a una domanda di Ettore, scusami, Sì. che lui parlando, allora, non ci piace dire karma, la parola karma, perché? Perché no, è un concetto orientale che non appartiene a noi occidentali, sono concetti diversi perché loro ce l'hanno tanti dei. Tante forme di capire, tante addirittura di tornare, torna in uno scarafaggio, cosa che per noi non esiste, perché l'evoluzione è in salita, è in crescente, non è in evoluzione. Então, è dalla pietra, dal minerale all'arcangelo. Noi diventiamo vegetali, animali, ominali e angelicali. È una scala in crescita, non si torna indietro. Si può andare in un pianeta primitivo se siamo ancora eradicati nel male, ma sempre come anima umana, non come animale. E andremo lì per dare un contributo nostro a quel mondo. Ma la incarnazione. Non è una legge di talione che Dio si vendica di noi. No, quando noi abbiamo la nostra vita e facciamo delle scelte, no? Come abbiamo visto adesso, no? E queste scelte sono state sbagliate, abbiamo sbagliato scelte e non ci siamo accorti, ma noi non ci è fregato niente, io ero cattivo, mi piaceva essere cattivo, ho fatto delle cose brutte, ho fatto queste cose così. Poi, quando muoio, come dice, si vede tutta la vita, no? Si fa una si ragiona sulla vita, non c'è nessuno che ti va a puntare il dito e che ti vada a giudicare, ah, tu hai fatto questo, tu hai fatto quell'altro, no? Non ci sta quel dio della bilancia con il cuore e con la piuma, no? Che ti fa pesare come, né? Nella religione egiziana. Posso No, solo intervenire? Sono. È semplicemente che tu vedi la tua vita e dici, mannaggia miseria, cosa ho combinato in questa vita? Ho sbagliato. Che posso fare? Ah, se avessi l'opportunità, farei di maniera diversa. E ti è concessa l'opportunità di fare in maniera diversa. Un medico che faceva, Chico Xavier racconta spesso di un medico che na vita anteriore faceva il medico abortista che ha ucciso un sacco di bambini, no? Nella vita attuale è diventato un medico pediatra dei Medici Senza Frontiere per aiutare i bambini in Africa. Non è che la tua reincarnazione tu devi pagare con una cosa e devi pagare esattamente con quello che tu hai fatto. No, perché Dio è amore, lui non vuole sofferenza né sacrificio di nessuno, vuole che la gente cresca attraverso l'amore. Non se io ho capito il mio sbaglio, voglio fare ammenda, nasco con la proposizione di fare ammenda, então vado a contribuire per l'evoluzione, per aiutare quelli. Se io ho ucciso qualcuno, chissà, quello a qualcuno poi nascerà come un figlio, lo accolgo nel mio seno come un figlio, perché io possa, diciamo così, pagare la vita che ho torto. Então io, attraverso l'amore, amando questo figlio, pagherò quella vita che ho torto, e sempre attraverso l'amore. Só che c'è una cosa:
Quando noi non vogliamo capire, siamo testa dura, si impara di due maniere, o attraverso il dolore o attraverso l'amore. È meglio imparare attraverso l'amore, no? Perciò stiamo qua cercando di comprendere. Adesso dimmi, Ettore, puoi parlare, scusami. No, non preoccuparti. No, io quando ho fatto la domanda prima del karma, intendevo, sì, magari il karma è un termine più orientale, però intendevo il fatto che leggendo il libro degli spiriti, che io una volta l'ho letto, parla anche del fatto che, per esempio, se una persona è ricca e egoista, nella vita dopo può nascere povera per provare quello che magari è un torto che ha fatto subire ad altre persone, quindi che Può comunque accadere. lo scegli prima della Sì. reincarnazione, comunque delle prove. Io No, non ormai è intendevo nessuno che lo quello. impone. Non è nessuno che lo impone. Dice, ah, sono stato un ricco egoista, in questa io voglio nascere povero. Ma può essere che lui possa nascere ricco per diventare un benefattore. Invece di nascere un ricco egoista un'altra volta o nascere un povero mendicante, può accadere che nella vita se era molto cattivo, può essere che nasca come un povero mendicante, no? Che farà ammenda, dice mia colpa, io mi sono vergognato, che posso fare adesso? Então, la prossima volta, per esempio, la bellezza, scegli la bellezza, è più una provazione. Che è una benedizione, perché la bellezza porta a tante tentazioni, la ricchezza anche porta a tante tentazioni, ma sono tutte condizioni che possono, al contrario, invece di tentare, ti possono far evolvere e aiutare, perché l'obiettivo è aiutarci. Nessuna incarnazione è da solo, noi è un'incarnazione solidale, noi veniamo con tante persone e dobbiamo essere solidali con tutti, al contrario della filosofia orientale che dice che tu non puoi interferire nel karma dell'altro, se no tu prendi il karma dell'altro. Então nessuno si aiuta nessuno perché io non mi metto a aiutare quello perché se no il karma suo viene a me. No. Gesù ha insegnato completamente diverso. Dobbiamo aiutarci tutti a vicenda, perché aiutandoci insieme, cresciamo insieme come comunità, come persone, e va più liscia la strada. E questa è la grande legge di amore. Perciò noi quando non usiamo karma come scusa, diciamo mia vita è così, povera me, che ho avuto un karma terribile. No. No, non usiamo karma come scusa per i nostri problemi nella nostra vita. Ma secondo me lei è anche un po' travisata la parola karma, perché in realtà il karma non è altro, è la somma di tutte le cause e gli effetti che abbiamo messo nella nostra vita, cioè tutta roba nostra per Sì, intendersi, sì, no? sì. Cioè, Noi siamo eredi delle nostre azioni. esatto. Delle nostre azioni, e quindi è chiaro che ognuno di noi prenderà gli effetti delle cause che ha messo lui, no? Che hanno messo gli altri. Purtroppo sì, Purtroppo è purtroppo. così. Il famoso zainetto, no? Io dico sempre: si nasce con lo zainetto perché comunque lì dentro c'è tutto È quello tutto. effettivamente che abbiamo deciso in qualche maniera di migliorare e quindi di portarsi appresso per cambiarlo, no? Sì, è Poi vero. non è detto ci si riesca, però ci si prova, no? Comunque, nel senso che il karma Come è personale. San Paolo stesso lui ha detto: io cerco di fare del bene e finisco alle volte per fare del male, Esatto. no? Che la mia parte umana, no? È la mia parte materiale, alle volte più forte che quella mia parte È spirituale. vero, è vero. Diciamo così, non è una cosa per darci una pacca sulle No. spalle, ma ci fa vedere che pure lui che teneva una condizione di capire molto meglio quello che aveva detto e parlato Certo. Gesù, si trovava in queste, ma tutte le persone, non ci sta nessuno, Tutte. non esistono santi, la realtà, siamo tutti soggetti
alla caduta, al ripensamento, a delle problematiche. La cosa importante è alzarsi sempre e camminare e andare avanti, non fermarsi. Non fermarsi mai, Concordo. assolutamente. Mi sembra che non so chi voleva parlare ancora, Silvana. Chi è? Leila, io sono Cecilia. No, Dimmi, Cecilia. a proposito della distinzione tra il bene e il male, io ti volevo dire, diciamo, nell'elaborazione del lutto, quando diciamo una arriva alla fase della rabbia, no? Di provare rabbia, volevo magari che mi spiegassi meglio questo punto. Cosa si può fare? Come può fare una persona per tenere a bada la rabbia o anche per cercare di eliminarla? Guarda, Grazie. sì, no, allora, la rabbia, sono alle volte mettiamo dentro quella rabbia, non solo la rabbia delle cose per cui stiamo soffrendo, mettiamo lì, tanto nella rabbia quanto nella disperazione, mettiamo lì nei nostri fallimenti. Le nostre cose che non riusciamo a realizzare, le incomprensioni, le mancanze di amore, che non siamo stati amati, che nessuno ci ha voluto bene, che non ci hanno mai capito, che non sono riuscita a fare quello che dovevo fare, che mi sento fallita. Mettiamo in questo dolore non solo il dolore in sé, alle volte della perdita di una persona, ma un relazionamento che non andava bene, o con la famiglia, con il fratello, con il marito, con qualcuno, non interessa con chi, noi mettiamo lì tutto insieme e quello cresce, diventa una massa, una mappassa, no? Di energia che poi sfoggia nella rabbia. Então, a rabbia non è mai da sola, non è mai, viene sempre accompagnata di tante cose. Noi troviamo sempre che la rabbia si presuppone che ci sia un colpevole, perché tu non senti rabbia così di niente. C'è sempre qualcosa in cui puntiamo la nostra rabbia, o su un governo, o su una persona, o su una situazione, ma in questo caso. No caso di un luto, la nostra rabbia è contro di chi? Contro il morto o contro Dio? Leila, Perciò posso dire una cosa? No, sto ancora rispondendo, scusami, Saverio. no, no, quando hai No, no. finito. Perciò il fatto della rabbia, la trasformazione, l'elaborazione del lutto e della rabbia è cosa che può farci male. Può fare starci male, è una questione di tempo, di pazienza, Bravo, sì. perché non è da un momento all'altro. E c'è una cosa importante, il nostro rapporto con Dio. Io credo veramente, io sento questo Dio vicino a me o è solo a parole? Il mio rapporto con Lui è di intimità? È intimo? O è solo la parola? Perché se io credo, no? Ho fiducia che questo essere è sempre accanto a me, no? E che la cosa interessante è che qualsiasi cosa ci accada nella vita non è mai male. Perché se noi sappiamo che il mondo spirituale è la nostra vera casa, se noi beh, Santo, non è Sant'Agostino, credo che sia Sant'Agostino, è quello che ha fatto, ce l'ho pure il libro, sulle riflessioni, sui i suoi pensieri, no? Che lui aveva un rapporto con la mamma molto, molto intenso e quando è morta la mamma, lui praticamente si faceva le domande, che lui si era arrabbiato, se non si era arrabbiato, e che lui poi lui è arrivato a questa conclusione.
Se io credo in Dio, sono un fedele, credo in Dio, addirittura è diventato papa, non so, mi sembra, era un capo della chiesa lì all'epoca, non mi ricordo bene, ma comunque, se io credo fermamente in tutto ciò e so che il mondo di Dio è il mondo migliore, se io so che mia mamma sta in questo mondo migliore, io non dovrei essere arrabbiato, triste. Dovrei essere felice perché sta veramente nella sua casa e non nel carcere che è questo pianeta. Come Kardec che spiega tante volte qua, no? Che noi in realtà siamo una specie di prigione, perché questo mondo, come noi tutti noi che viviamo in questa terra, siamo come se fossimo una prigione e che la nostra vera vita non è qua, è nel mondo spirituale, che questo poco spazio di tempo in cui viviamo, che sia 10, 80, 90 o 100 anni, comunque è un piccolo spazio di tempo nell'eternità, che noi abbiamo un'anima immortale e se la nostra anima è immortale, questo piccolo 100 anni che noi viviamo, 80, 50, 60, non interessa, è una piccolissima parte, è un minimo di quello che veramente è l'eternità, che non abbiamo comprensione. Perciò in realtà quando ci mettiamo in queste situazioni dobbiamo domandarci come è il nostro rapporto con Dio. È un rapporto di amicizia, affinità, di amore, o è un rapporto solo di paura? Perché un giorno, quando io sto nella rabbia, sto nel, diciamo così, nel dolore o nel male, e non conosco Dio, è più complicato uscirne. Ma se io sto con Dio, pure nel dolore, pure nel male, pure nella rabbia, è più facile uscire, perché lui è già dentro con me. Siamo noi che dobbiamo riconoscerlo, perché lui sta sempre a fianco a noi. Lui non fa distinzione se io sono stata brava o cattiva. Non devo fare la brava per poter avere il suo consenso e essere e che Dio mi accetti. Non è perché sono bella, brava, carina o faccio il bene che Dio mi accetta. No. Pure che non fa niente, pure che non fa un bene, pure che non fa niente, Dio accetta lo stesso. È chiaro che l'evoluzione comunque che noi dobbiamo passare, che noi dobbiamo trascorrere, è un problema nostro, perché come abbiamo detto, noi siamo eredi di noi stessi. Non siamo eredi di nessun altro, siamo eredi di noi stessi. Noi oggi stiamo vivendo quello che abbiamo ereditato dal passato. E quello che farò, quello che editerò, sarò erede del mio futuro. Cioè, del passato delle vite precedenti, tu stai dicendo? Sì, noi siamo eredi del passato. Ma anche di questa vita anche. Non solo delle vite precedenti, non c'è bisogno manco di scomodare l'incarnazione. Già di questa vita stessa, di quello che abbiamo vissuto. Se io ho un brutto rapporto con la mia famiglia, se ho un brutto rapporto con me stessa, se mi sento brutta, se mi sento... Io sono chiatta, questo è il mio gatto, è Zorro. L'altro. Anch'io, Leila, anch'io sono come te. Vieni, Zorro. Che piacere. Questo è l'altro gatto. Bello, bello. Sempre comunque dire. Cecilia, ti posso dire una cosa? E se tu hai Netflix, guarda un film che si chiama Domenica, che l'ho visto in questi giorni, che parla proprio di un prete che era molto, di quelli molto rigidi, e che in seguito a un suicidio dello zio capisce tante cose. Guardalo perché è interessante. Sì, va bene, grazie Paola. Non so se ti ho risposto, Cecilia. Sì, mi ha risposto, sì, ma io infatti faccio molto affidamento a Dio. Certo, naturalmente penso e reputo anche che devo
crescere la mia fede, però faccio molto affidamento a lui per darmi la, Comunque, for la guarda, forza di andare avanti e Cecilia, di... la rabbia, te lo È dico una fase d'esperienza, del lutto, è lo una so. fase dell'elaborazione del lutto. Lo Dopodiché c'è l'accettazione. so. La rabbia lei, quando ancora non si riesce a accettare quello che ci è successo, capito? Dopo Lo so. però, in genere, uno la deve accettare perché fa parte comunque di te. Fa parte del tuo momento, fa parte di questo momento della sua vita, e al momento che te l'accetti senza combatterci, piano piano tu vedi, poi arriva l'accettazione anche del lutto, con la consapevolezza che comunque nulla è finito, ecco. Quello è. No, ma io sono consapevole e sono convinta che nulla è finito, che la vita continua, ma questo No, ma già... non la vita qui sulla terra, ma che No, comunque anche la nella. vita, dopo la morte del corpo fisico, ma io di questo ne ero convinta già molto tempo prima che succedesse poi quello che è successo. Solo che ovviamente, ecco, come hai detto tu, non sono ancora arrivato Comunque, guarda, all'accettazione. per esperienza ti dico che alcuni momenti, cioè, quando si è avuto comunque questi traumi, io almeno sono arrivata a questa considerazione, alcuni momenti arrivano, anche la rabbia, perché per dirti ora io avevo il problema della mia figliola e poi per fortuna si è risolto bene, ci sta un giorno in cui ero arrabbiatissima a mio figliolo, ho detto beh, capo di lavoro, ti ha fatto, guarda, sono sola io, guarda che casino che mi ritrovo, se almeno tu c'eri te, e guarda, ogni giorno sono stata malissimo poi, perché ce l'avevo proprio con lui, no? Poi a un certo punto però è stata una parentesi, no? Dopodiché tu rifigli la ragione, tu rifigli la serenità, tu rifigli la consapevolezza, tu dici ma che cavolo sto dicendo, ma che sto facendo, no? Comunque è il mio percorso terreno, no? Il suo ormai ha finito. Quindi, poi, però dico, dei momenti vanno anche accettati, perché comunque siamo esseri terreni e capita il momento in cui tu sei più giù, più ti senti più sola, e quindi fa parte comunque della nostra vita terrena. Quindi ti E dico, è tutto normale. dobbiamo considerare che Dio ci ama comunque, anche se noi facciamo delle nostre richieste, diciamo ah, per piacere, salva Tizio, salva Caio, salva mio nonno, salva mio padre, salva quello, Certo. salva quell'altro. Anche se lui non salva, no? Lui ci ama anche non salvando, Certo, perché certo. non sappiamo qual è il percorso spirituale della Brava. persona che se n'è andata. È proprio Che questo il ognuno di punto. noi ha un percorso No, ma suo. io infatti non sono, la mia non è rabbia nei confronti né di Dio né di nessun altro. La mia è rabbia che poi si tramuta in aggressività. Cioè io sono rabbiosa, voglio dire, poi in generale rabbia È un lavoro che repressa. devi fare con te stesso, diciamo Sì, così. sì, Sì. È un sì. lavoro che devi fare con te stesso. E questo lavoro è molto importante. Vi dico una cosa, io ho già parlato di questa suora, si chiama Aila, è una suora cattolica brasiliana che va nelle case spiritiche a fare delle conferenze. È una grande. Lei giustamente, perché lei va nelle case spiritiche? Perché per spiegare il Vangelo, come lei è una dottoressa della Chiesa, teologa, sa aramaico, sa ebraico, sa greco antico, latino, então, lei legge i libri nelle lingue originali, no? Vuoi dire, è una persona competente, e quando lei parla, Noiosa. parla in una maniera molto, molto interessante, diciamo così. E lei sta facendo un studio. In questi giorni sta facendo lo studio del libro di Teresa d'Avila, del Castello Interiore, no? Che racconta la storia di questa monaca che in realtà lei viene da una famiglia ebraica. Teresa, a D'Avila in Spagna, è una famiglia ebraica. Questa famiglia ebraica, un nonno di Teresa è stato ucciso dalla Inquisizione, questo nel 1500 e qualcosa.
è stato ucciso dall'Inquisizione, la sua famiglia è stata perseguitata dalla Chiesa, lei invece ha trovato Gesù, lei era molto colta già prima, perché aveva letto Aristotele, era una famiglia colta, la Torah, che aveva letto tutta la Torah in ebraico, e ha conosciuto Gesù attraverso il Nuovo Testamento quando lei è entrata in convento, perché chiaramente nel 1500 non c'erano pubblicazioni del Vangelo, e quello che c'era era tutto in latino o greco, lei leggeva in greco e latino anche, e lei racconta in questo libro, è la prima psicologa del mondo, la prima di Freud, quer dire, in assoluto, perché lei, con questo castello interiore, lei dice che in questo castello ci sono delle stanze, delle dimore concentrica, no? E questa dimora concentrica è nel centro dove sta, sì, tranquilla, Barbara, non è un problema, ciao cara, in questo castello c'è un tesoro, è il nostro cuore, che è un diamante puro, e cui dobbiamo, prima per arrivare a questo diamante puro, dobbiamo partire dalle dimore esterne, dall'esterno del palazzo, no? Del castello, dove ci stai fossato con i coccodrilli, gli animali tipo scarafaggio, scorpioni, questi animali orribili, cosa così, e che in realtà sono le nostre convinzioni limitanti, sono le nostre problematiche, sono la nostra rabbia, il nostro rancore, le cose che ci impediscono di entrare nella diamante, di trovare questo diamante. Non è che lei dice che è una scala che tu scendi per salire a Dio. No, tu devi entrare dentro di te, conoscere te stesso per poter aprire e avere questo diamante. Chi è? È questo diamante che è immagine di Dio dentro di noi, che dicono la scintilla divina o cosa male. E è bellissimo, vale la pena questo libro, che lei è molto, è stata perseguitata, ha scritto un sacco di cose, è stata, la Chiesa l'ha proibita, l'ha perseguitata, ha confiscato i suoi libri, e lei, in realtà, creava scuola di preghiera, e in questo castello interiore lei insegna a pregare. E è bellissimo perché in ogni dimora c'è un passaggio che tu devi compiere. Tu dici, io non riesco a fare, che dice nella meditazione che tu devi fare vuoto. Lei dice, io non riesco a fare vuoto nella mia mente, perché quando mi metto a fare vuoto mi viene un sacco di pensieri in mente, no? Tu lei dice, prima del raccoglimento, poi della preghiera a voce, e per poter interiorizzarsi. Ne vale la pena, perché lei insegna i metodi di preghiera, e viaggiava parecchio, questa Teresa d'Avila, viaggiava tantissimo per insegnare negli altri conventi questo, a pregare Dio, che lei diceva che voleva insegnare un mondo a pregare. No? Pure nei conventi maschili lei è andata, è molto considerata. E Giovanni Paolo, l'università di Saragozza, non so se è così che si chiama, l'ha detto dottora in teologia, dottore in teologia. Invece la Chiesa, Paolo II, l'ha detto dottora della Chiesa, ha dato. Ok, tranquillo. Perciò ha detto dottore della Chiesa, era una persona competente. E ne vale la pena. Chi ha difficoltà nella preghiera, ne vale la pena fare. Antonio, che sta cullando la bambina, dice: Se io, qual è per te il senso del male? E poi hai mai avvertito la sensazione dell'assenza di Dio? Allora, per me il senso del male non esiste, il senso del male. Non, per me non c'è un senso, non è quello dice, come alle volte dici tu, per imparare. No, è lontananza da Dio.
e se sono lontana da Dio, io percepisco il male in tutte le sue forme, di tutte le maniere, e lo sento, lo percepisco, e alle volte lo pratico, no? Se sto lontana da Dio. E se io mi sono sentita mai all'assenza di Dio? Sì, quando non credevo. Quando non credevo, cercavo di fare, come diceva Paolo, cercavo di fare le cose giuste, ma anche io ho avuto delle crisi di fede, no? Da ragazzina, perché io da ragazzina che sto in mezzo a queste, a questi libri, a queste cose, no? E nella mia adolescenza, dai 19 ai 25 più o meno, no, ai 30, io sono stata lontana da Dio, e l'assenza di Dio è stata, non è stata lui che è stato assente, sono stato io assente da lui, perché lui non è mai assente da me, no? E questo non so, in quel periodo io ho provato l'odio, che era l'odio che avevo per mia mamma. Então, io ho provato l'odio e quella cosa mi ha distrutto, mi ha disturbava e mi dava tanto dolore. Então, quando siamo lontani, tutte queste cose, questi malesseri, queste cose accadono. Concordo. Quando stiamo lontano da lui. E quanto più vicino stiamo, è dove ci troviamo. Diciamo, per i credenti poi diventa più facile affrontare le cose, perché non crede, è più difficile. Sì, perché non crede è complicato, è difficile. Non so come fanno, perché veramente è difficile, perché non crede. Perché crede, diciamo così, sappiamo che c'è lui in tutto e c'è un senso. E poi lo spiritismo ci ha insegnato che c'è un perché. O perché è la cosa che per me, io da bambina sono stata sempre, io davo fastidio alle maestre perché dicevo, ma perché? Ma perché? Qualche volta mi volevano pure chiudere la bocca, ma smettila di domandare perché delle cose. Dice, ma perché? Sì, quando tu sai perché, wow, è la cosa più liberatoria che esiste, quando tu trovi il perché. Posso dire una cosa, Leila? Però lo spiritismo è un po' diverso dalle altre cose, perché a me mi è capitato questi giorni, ora non mi prende in giro perché lei ha anche da ridere. Ero in macchina e gira gira sui canali della radio perché avevo bisogno. Ho trovato Radio Maria e mi sono messa a sentirla. A un certo punto, ma perché dicevano il Padre Nostro? Sì, e mi sentivo di pregare in quel momento, non Sì, la è Dio. chiaro, è chiaro. Poi a un certo punto le arrivava questo padre Livio che dovevo cambiare canale perché ancora parlano non come lo spiritismo in senso ragionato che spiega Satana cos'è, ancora parlano di inferno, di Satana con questa cosa Lo so, ma per esempio, pure Teresa d'Avila parla del 500, no? 1500, ma parla di 1500 inferno, di cielo, paradiso, inferno, no? Di diavolo e cose varie. Ma lei, come era una persona colta, lei ne parlava perché aveva bisogno, perché sapeva che stava sotto l'occhio della brava. protezione, então lei parlava apposta. Era la sua retorica era molto furba, lei era furbissima in questo Certo. senso, per non essere presa dall'Inquisizione, lei parlava così. Ma, per esempio, quando lei dice la parola negozio, no, io sono stata Sì. troppo attenta con i miei negozi, vuoi dire nego l'ozio, non è negozio di negozio, di affare, ma di negare l'ozio. Dalla oziosità, perché lei dice: Io vorrei stare in vita contemplativa, oziando nella contemplazione, volevo, ma ho dovuto stare trattando dei miei negozi, del mio negozio, no? Che vuol dire di negare l'ozio, doveva fare dei suoi affari, Io no? ti sono sincera, Leila, io ho provato a leggerlo. Bisognerebbe leggerlo con te, perché non è facile. No, lo so, Eh? lo Io ho so. letto un po' di capitoli, poi a un certo punto c'è più nulla, perché effettivamente usa tutti questi termini che
se te non conosci proprio la storia, ti dici, ma che dice? Stai, non capisco. Lei dice che soffre molto, che c'è molto mal di testa, che lei è medium, lei entrava in estasi, né? Lei era una medium. Então lei dice, c'era una persona, non so chi, che faceva questo, quell'altro. Vuol dire, come si usa oggi? Dice, c'è un amico, ma tu stai parlando di te stesso, no? Perciò lei è interessante le sue... E come? Però è difficile. Sì, ma si può fare, si può leggere insieme, è carino perché ne vale la pena. Che se mi... Sì. Leila, oh, dimmi. Ritornando al discorso che poneva Cecilia, no? Io penso, perlomeno credo adesso, non prima, che quando c'è la rabbia, no? Nella prima fase, è anche un fattore egoistico di bene. Perché siamo arrabbiati perché ci manca il suo aiuto, ci mancano le sue carezze, ci manca il suo bene, perciò è tutto rivolto a noi. Ma dobbiamo pensare che manca pure a loro. Sì, Eh sì. logico, no? Dopo. Io parlo proprio Sì. la prima fase, No, riflettendo qui pure nel adesso. mondo spirituale, quelli che si sono andati via, pure loro hanno nostalgia. E quando ci vedono troppo così, malconcio per colpa del nostro dolore, per loro è un dolore, perché pure loro sentono nostalgia di noi. E chi ha Però lasciato figli, chi ha lasciato moglie, chi ha lasciato... quando passa il tempo, quando passa il tempo, si arriva a capire che sì, ci mancano tantissimo, ci mancano, siamo tante volte, come ha detto Paola, succede che ne so, all'improvviso trovi delle foto e pensi, ma perché guarda quanto eri bello, perché hai fatto così? Succede anche a distanza di un anno, di due, ma sono attimi. Sono attimi, mentre prima la rabbia era Sempre costante, sempre, vero? sempre, era costante. Però si arriva a un punto, perlomeno io sono arrivata a un punto che dico, ma sono triste, mi manca tanto, perché sono egoista nel senso che mi mancano le attenzioni che lui mi dava, oppure perché lui non c'è e gode di questa cosa qui. Non so se mi sono, sì, se mi Sì, sono io capisco. Sei spiegare. spiegata. Ragazzi, sta diventando tardi pure per quello Beh. là dello specchio dell'anima. Chi vuole fare? Grazie Silvana, ciao, un bacione. Paola, Ciao, io voglio che Silvia. tu faccia la tua preghiera perché tu c'hai tanto da ringraziare oggi Sì. e ci comunica anche la notizia grata che lo sappiamo. Ok? Sì. Allora, ringrazio Maestro Gesù per la guarigione di mia figlia e che è potuta rientrare e che si sono riuniti stasera con la sua famiglia con questo Covid che ci aveva veramente stressato. Veramente ho pregato tanto, ma soprattutto proprio per la sua felicità e perché potesse affrontare tutto con serenità, amore e fede, anche lei. Ringrazio veramente te, Leila, tutto il gruppo, perché comunque, anche se non ci siamo sentite, io ho percepito veramente la vicinanza, il supporto spirituale vostro e cioè, l'ho proprio percepito. Quindi vi ringrazio veramente al profondo del cuore. Prego veramente che questo gruppo possa continuare in questa conoscenza affinché veramente possiamo sempre di più approfondire la dottrina spiritista perché veramente ci aiuta a affrontare la nostra quotidianità in maniera serena e con fede in Gesù, nostro Maestro. Grazie a tutti. Amen. Amen. Grazie. E vi ricordo che sabato avremo André Luiz, no? Che farà una diretta con lui e Solange, la sua moglie, e saranno tutte e due sullo specchio dell'anima sabato alle 8:30 di sera, sabato sera. E chi ha delle persone che devono guarire, che devono essere guarite, cosa, portate nel cuore, nella mente.
immagini di queste persone, perché un mondo spirituale e i medici del mondo spirituale saranno presenti per questa opportunità, perché lui è un medium di guarigione. Então, volevo solo ricordarvi, per chi vuole, e dobbiamo essere molto, diciamo così, se noi vogliamo la guarigione, dobbiamo meritare, per meritare dobbiamo agire di conseguenza, no? Perché noi chiediamo, chediamo, chiediamo, ma che cosa facciamo? Qual è il nostro impegno verso questo mondo spirituale, verso il bene, per poter avere questo diritto, no? Di richiesta? Perché alle volte noi facciamo delle richieste indebite, no? Pensiamo che siamo tanto, e come ho fatto vedere il pianetino, non siamo proprio nessuno, quel puntino Niente. piccolino. Niente. Cosa. E vi mando le diapositive che ho messo questa sera, ok? Un bacione, Felice. Buongiorno, Grazie, Gina, grazie, grazie allo specchio dell'anima, grazie. e ciao a tutti. Buonanotte.